La laurea in ostetricia è una laurea abilitante alla professione e viene conseguita dopo ben 3 anni di corso per un totale di 180 crediti. Gli argomenti trattati sono molteplici e si distinguono in attività formative di base, attività formative caratterizzanti che sono proprio quelle più specifiche per il corso, attività poi formative affini. È ovvio che i principali argomenti trattati sono dettati dalla tipologia del corso di laurea e quindi finalizzati all'approfondimento, alle conoscenze e alla comprensione migliore di tutte le tematiche connesse alla fisiopatologia della riproduzione umana nelle sue più varie sfaccettature. Tenga conto da quelli che sono gli aspetti preventivi, clinico-diagnostici in ambito di medicina perinatale, di fertilità, di contraccezione, prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, prevenzione dei tumori, ma in modo particolare il punto fondamentale del corso è indirizzato alle acquisizioni di tutto quello che è l'ostetricia e quindi acquisizioni non solo di nozioni, ma anche acquisizione di una autonomia gestionale nell'assistenza a tutto il percorso nascita. Gli obiettivi, se dovessimo dirli sintetizzati, è consentire allo studente una progressiva assunzione di responsabilità e di autonomia gestionale e professionale nell'assistenza alla donna, alla coppia, in fase preconcezionale, in fase prenatale e in fase postnatale. Naturalmente, e questa è la cosa più importante, riconoscendo tempestivamente tutti quegli eventi che si discostano dalla fisiologia, perché l'ostetrico è adibito a quello che è tutto il capitolo preventivo, ma anche solo dalla fisiologia in ambito del parto. Altro punto obiettivo, fornire agli studenti quelle che sono le capacità adeguate per l'assistenza al parto fisiologico e anche qui riconoscendo in tempo utile i limiti delle proprie competenze. Infine, scopo del corso è fornire alla studente tutte le capacità di esercitare interventi in ambito educativo sulla salute riproduttiva della donna, della coppia, direi anche della collettività, come può essere, porto qui un esempio, ogni azione svolta appunto sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, ma è un esempio nel discorso della prevenzione dei tumori della sfera ginecologica e qui ivi compreso il discorso della mammella. E poi la prevenzione di quelle che possono essere le patologie ostetriche, vedi il parto pretermine, l'ipertensione in gravidanza, dove un buon counseling fatto in epoca prenatale può essere utile e deve essere svolto proprio da questo operatore sanitario, anzi da questo professionista specificatamente indirizzato all'ostetricia. Offerta formativa per il 2012-2013, il corso di ostetricia avrà anche la laurea a doppio titolo per un accordo con l'Università di Yucatec del Perù, per cui con questo titolo, che cosa significa corso a doppio titolo o a titolo congiunto? Che gli studenti svolgeranno parte del loro percorso formativo all'estero, in questo caso in Perù, e viceversa quelli del Perù in Italia, alla fine conseguiranno un titolo di laurea che è spendibile in Italia come è spendibile nell'America Latina. Ma a questo punto vorrei passo la parola alla dottoressa Cappadona, che è coordinatrice del corso e come più interessata può meglio specificarmi quelli che sono gli sbocchi di questa professione. Gli sbocchi occupazionali per il professionista laureato in ostetricia sono così riferiti agli ambiti di competenza dell'ostetrica, che vede appunto la sua occupazione soprattutto nel settore materno-infantile. Quindi gli obiettivi del corso sono poi esplicati nella competenza dell'ostetrica nel materno-infantile, dove sicuramente sia l'epoca preconcezionale che la gravidanza, il parto e soprattutto il neonato sono
punto i momenti dove l'ostetrica vede la sua attività più importante. E non solo, comunque, gli sbocchi occupazionali sono sia negli esercizi pubblici dei distretti della salute, quindi i consultori, gli ospedali, ma l'ostetrica può svolgere anche attività libero professionale e quindi soprattutto nella competenza del sostegno della donna a domicilio. E, altre cose molto importanti da sottolineare sono le attività di equipe. L'ostetrica trova la sua occupazione anche in collaborazione con altri professionisti che possono essere i riabilitatori piuttosto che altri ambiti di cura. E quindi questi sono sicuramente gli ambiti distrettuali di competenza. Dopo la laurea triennale, il professionista ostetrico può proseguire i propri studi. Le opportunità quali sono? Sono soprattutto dopo la laurea triennale un master di primo livello che può essere sia di ambito organizzativo che di ambito assistenziale, quindi il coordinamento delle unità operative, piuttosto che altre specificità sulla sterilità, piuttosto che sull'ecografia di primo livello e altri. Per poter poi accedere alla laurea specialistica, ora laurea magistrale, che permette all'ostetrica di acquisire delle competenze soprattutto sulla dirigenza più complessa, quindi stiamo parlando di professionisti ostetrici che hanno la possibilità di entrare in staff con la direzione generale e altre organizzazioni complesse come i dipartimenti e altre ambiti, comunque di complessità organizzativa molto più specifica piuttosto che di strutture semplici. Dopo la laurea di secondo livello, quindi la laurea magistrale, è possibile solo in questo momento accedere al master di secondo livello. Il master di secondo livello dà delle competenze all'ostetrica a questo punto sull'ambito della ricerca piuttosto che sull'ambito della gestione del rischio clinico, però parliamo sempre di staff a livello della direzione generale, quindi staff aziendali e non più nel piccolo distretto dove l'ostetrica invece ha solo l'ambito assistenziale.